Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Borderlands 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo avuto un episodio leggendario dove abbiamo trovato non una ma ben due Infinity Pistol. Ma con mia grande sorpresa, quest'arma perde la sua efficacia per colpa di una delle abilità della Micromancer, ovvero questa qua. La velocità di ricarica è aumentata, ma diminuisce il caricatore in percentuale. E avendo quest'arma, essendo comunque infinita, però un solo colpo, un caricatore viene dimezzato a zero. Ma ho ovviato la soluzione, anche se in questo momento non ce l'abbiamo. Una delle mod della Micromancer ci permette di avere sempre percentuale più caricatore. E questa abilità, quella della mod, sovrascriverebbe quella dell'abilità. Quindi rimarremo sempre con almeno un proiettile nel caricatore, il che ci farebbe comunque usare con la Micromancer la Infinity Pistol. Ma per ora lasciamo perdere, perché tanto quanto ci potrà servire ancora 58 di danno, siamo a livello 11, altri due livelli secondo me poi quest'arma diventa inutile. Ma per ora la usiamo, quindi ora che abbiamo un veicolo possiamo dirigerci a Frostburn Canyon, dove si trova Aquila di Fuoco, la quale potrebbe aver rapito Roland. E il nostro obiettivo è appunto trovare Roland, guarda un po'. Allora, stronzi, siete pronti a morire? Oh! Bene, un pyro. Uscito direttamente da Team Fortress 2. Il quale è ovviamente resistente alle armi da fuoco, ma guarda un po'. Dovevo vedere che armi avevo in questo momento. Bello però l'idea di avere un lanciafiamme. In Borderlands, secondo me, un'arma come il lanciafiamme ci starebbe proprio bene. Peccato che poi la useresti veramente poco. Però magari non un lanciafiamme limitato al fuoco, magari anche un lanciafiamme di ghiaccio elettrico. Una pistola Tesla. Vi prego, fa che la mettano una roba del genere. Non lo so, non credo. Penso che ormai la lista delle armi, cioè le tipologie delle armi siano già finite ormai. Però sarebbe stata una bella idea. Aquila di Fuoco dovrebbe trovarsi qui da qualche parte. Occhio, assieme a Jack, Aquila di Fuoco è Di tra i già. più temuti. Però se qualcuno può batterlo, quello sei tu. Che strano. Il clan dei banditi Bloodshot sembra aver attaccato il covo di Aquila di Fuoco. Probabilmente hanno lasciato dei segnali per i rinforzi. Sì. Dovrebbero portarti ad Aquila di Fuoco. Tipo questo tizio crocifisso Segnali senza un braccio. dietro, cacciatore. Questa è una faccenda fra i Bloodshot e Aquila di Fuoco. Quando i miei ragazzi mi porteranno il suo culo, pagherà per ogni Bloodshot che ha ucciso. La prenderemo per i suoi stessi intestini. Una descrizione molto pittoresca. Abbastanza, direi di sì. E questa non si può aprire per un semplice motivo. È una missione secondaria, ma poco ci frega in realtà. Quello è un Golia. La sua, come posso spiegarvela? Peculiarità è la testa. Ma questa è una railgun, non è un fucile da cecchino. Ma che figo. Ma che figata. Ah, ok, è morto il Golia. Ma levati, ma stai zitto, idiota. Da dove sei saltato fuori poi? Tutta sta gente da dove è saltata fuori, scusatemi. Da dove? Dove sono tutti sti nemici? Scusatemi, io non li vedo. Cos'è? È già partita la guerra da quelli là sopra? Vabbè. Io intanto. Oh, Madonna. Quanto odio le armi Hyperion. Hanno sta cacchio di Esagerato. particolarità che la precisione aumenta sparando. Ma chi ve l'ha chiesta? Nel senso. Oh, eccoti qua. Beh, è andato. È stato abbastanza semplice. Oh, ecco lì un altro Golia. Mi dispiace ma no, mi dispiace proprio ma no. Siamo aumentati di livello, quindi direi. Perché no?
di iniziare già con l'anarchia, volendo. Tanto l'anarchia non ci abbassa i caricatori, ci abbassa la precisione, ma ci aumenta il danno, quindi è un rischio che possiamo decidere di correre, volendo. Allora, cambiamo arma. Oh cacchio. Muori, muori. Olè. Cosa è successo? Chi mi ha spinto di sotto? Bastardi. Dove? Devo ricaricare. Oh, iridium. Questo mi serve. Aiuto. Tipo... Oh, grazie, Deathtrap. Il nostro arsenale di armi in questo momento fa abbastanza pena. Sto arrivando. Ammazzalo, Deathtrap, ammazzalo. Bravo. Ok. E ci abbiamo anche guadagnato una cesta che dobbiamo aprire. Come? Così. Ogni tanto appaiono questi nemici che hanno delle armi addosso. Guarda, una pistola. Ah, fa schifo. Peccato, peccato. Io sopravviverò. Io non credo. Tu, come il tuo collega, sei morto. Oh, va bene. Li fermo a guardare aspettando che morisse. Oh, guarda, un'altra cesta. E niente di vagamente utile in realtà. Oh, un nuovo costume che di sicuro ho già. Sicuro. Aquila di fuoco dovrebbe essere qui da queste parti. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Aquila di fuoco ha dato la caccia ai Bloodshot per qualche tempo, ma loro non hanno mai organizzato un attacco su così larga scala prima. Vuol dire che è successo qualcosa. Credo che abbia dato tanta fiducia. Chi lo sa. Così, Bloodshot. Oh, guarda. Cosa infernale si pentirà di averci dato fastidio. Annegheremo Aquila. Troppi pochi colpi ha questo fucile. Bello. Oh, guarda, un golia. Ci penso io a te. Fatto. Ma perché solo i nemici possono fare salti così incredibili e io no? Sì, sì, ora ci penso io a voi, aspettate. Dove sei? Fatto. Usare l'anarchia con le armi Hyperion forse è la scelta più stupida che uno potrebbe fare. Però io sono bravo e riesco a compensare a volte i tiri. Devo riuscire un po' ad abituarmi perché è da un bel po' che effettivamente non faccio robe del genere. Non uso la necromante da un bel po' di tempo. Da quando ho ricominciato questo giro, diciamo che sono passati un bel po' di anni. Sono passati un bel po' di anni dall'ultima volta che ho usato per bene la necromante. E diciamo che l'ultima volta ho lasciato perdere l'anarchia più che altro. Io ti voglio bene, lo sai. Sembravi un cantante napoletano. Tutti sparano, esatto, e io ti uccido. Per usare al meglio l'anarchia non dovete ricaricare, perché i vostri, come posso dirlo, punti accumulati calano se tu ricarichi. Pensi che Aquila di fuoco abbia Roland? Hai più di 2 minuti. Sai, ho sentito dire che Shoti i banditi li beve come frullati, ma sono sicuro che il tuo amico Roland stia bene. Chiaramente, se Roland non fosse stato un tale idiota, il primo luogo avrebbe... Ma non sono d'accordo. Quasi mi scappava il mio segreto. Quasi mi scappava il mio segreto. Tranquillo, ci penso io a voi. Che pensare che ora come ora 200 è tipo un danno incredibile. Vabbè, usiamo questo. Ah no, non ho più spazio, bene. Quindi niente, devo lasciare giù qualcosa. Cosa è questa sensazione? La morte, amico mio. La morte. Arrivo. Ecco fatto. C'è anche un'abilità della micromante
voi vi chiederete perché ogni tanto io salto per sparare. In realtà è una cosa involontaria, diciamo che lo faccio anche per schivare e per potermi muovere mentre sparo. È una cosa involontaria che faccio. Ma c'è un'abilità della Micromante che usavo tanto tempo fa prima di scoprire che era molto... Era più una roba secondaria che una cosa che uno avrebbe utilizzato, che fa praticamente fare più danno alla Micromante se fa un attacco in salto, se spara mentre salta e uccide un nemico. Il fatto è che appunto è una cosa molto molto molto... Merda, volevo sparargli sulla pompa. Però vabbè, l'ho cecchinato. Vedete? Uno, se è bravo, riesce anche a cecchinare con le abilità che gli tolgo la precisione. Anche perché, vabbè, alla fin fine ho una buona percentuale anche di guadagno grazie ai punti duro, quindi... Stai zitto e muori. Vabbè, questo era considerabile un attacco in salto. E queste zone secondarie molte volte portano a robe del genere. Se vedete una, come posso dirlo, una gabbia elettrica e non potete entrarci, dovete cercare... Se vedete una scatola... Se vedete una gabbia elettrica e non riuscite ad entrarci, dovete cercare una scatola fusibili, come quando abbiamo fatto la missione che Claptrap si era cercato di unire con il fusibile. Oh, guarda, una pistola high tech. E dovete riuscire ad andare a spegnerlo o a distruggerlo. Semplice. Non c'è neanche bisogno, a volte, che andate lì a trick, tirarlo giù. Basta che lo distruggiate. Dai, pensaci tu, perché io non ho voglia di corrergli dietro a questi. Oh, guarda. Una skin che non ho, incredibile. Guarda, un tizio duro. Non lo era abbastanza ed è rimasto un pezzo dello scudo volante. Oh no, un Golia infuriato. Non lo era abbastanza. E infine un altro nomade. Esploso. Questa, amici miei, è la forza dell'anarchia. Aiuto, dove sei? Morto. Quanti... Ma stai zitto e muori. Pronto. Ma quanta gente è tirata fuori in mezzo secondo, scusami. È stata una roba molto spinta. Come potete denotare in questo momento, la mia precisione... Io sono fermo, guarda, mi metto anche in ginocchio, che dovrebbe avere più stabilità. Questo è il lato negativo dell'anarchia. Tu sei fermo? Il tuo mirino inizia a oscillare. Questo perché l'anarchia ti abbassa tanto la precisione, ma ti dà un bonus di attacco non indifferente. E questo, diciamo che forse vale la candela. Il lato positivo della Micromante è che ha abilità che ti permettono di colpire i nemici anche se non stai mirando, tipo abbastanza vicino i colpi rimbalzano contro i muri, mentre questa ogni tot un proiettile rimbalza verso un nemico automatico. Quindi capite che se volete fare l'anarchia dovete, a meno che non siete teste dure come me, dovete dire ciao ciao alla precisione e sparare così. Ah! Ci stiamo avvicinando. Aquila di fuoco è sempre più vicina. E i Bloodshot moriranno tutti. Se riesci a salvare Roland da Aquila di fuoco, i Crimson Rider non dureranno comunque a lungo. Sai che ti dico? Credo che ti meriti un piccolo indizio. Un piccolo indizio? Questo implica la fine della patetica resistenza e il meglio. Un sacco. Per fare punti anarchia forse quest'arma è la più indicata. Bene, questa postazione è adatta a un cecchino. Però non vedo nemici, visto che probabilmente non sono ancora usciti. Ah no, eccone uno, guarda un po'. Oh, eccoli, guarda un po'. Allora, direi di... Aspetta. Forse è stato un errore quello. Però i Golia infuriati, la cosa bella è che vanno anche contro i loro compagni, quindi
forse non è stata una cosa, una mossa così sbagliata. I Golia si possono evolvere ogni tot danno, quindi se gli abbassate la vita, loro si ritrasformano, la riguadagnano e salgono anche di livello, diventando sempre più forti, con più vita e con più resistenza. Quindi occhio a quanti Golia riuscite a tirargli via il caschetto, sostanzialmente. La tua è per... E io invece penso che la tua morte aumenterà la mia anarchia. No. Oh, Iridium, me ne manca ancora uno per prendere un altro potenziamento dello zaino, che è quello che... Oh no, ho sbagliato. Che è quello che mi interessa di più in questo momento. Ci siamo. Siamo all'entrata della sua caverna. Esatto. Il di aquila di fuoco. Fai attenzione. Oh. Aspetta. Ci saranno trappole ovunque. Oddio del cielo! Sento il sapore della mia stessa carne! Visto? Trappole. Sì, le vedo. Però è più facile per me ammazzarli da solo, quindi... Non ricaricare per sbaglio, non ricaricare per sbaglio! Grazie, Gage, che me l'hai ricordato. E qua sotto troviamo un altro simbolo della cripta. Sarò sincero, io non li ho mai trovati tutti, quindi probabilmente un giorno di questi mi metterò a cercarli. Magari non adesso, quando finiremo il gioco e avremo sbloccato tutta la mappa, sostanzialmente. Guarda quanta gente è morta. Aquila di fuoco deve essere proprio qui ormai. Che cacchio. Oh, hai sentito? Quei terremoti sono il segnale delle mie trivelle che si avvicinano sempre di più alla cripta. È il suono del progresso, baby. E io credo che ti fermeremo, Jack. Ti fermeremo prima che tu riesca ad arrivare alla cripta. Me ne sono assicurato. Eccomi. Aquila di fuoco, io sono qui. E beh, Aquila di fuoco in realtà qualcuno la conosce già. E ci ha pensato lei, tanto non stavo neanche sprecando colpi. Ciao, Lilith. Ovvero Aquila di fuoco. Ah, caduta. I banditi mi chiamano Aquila di fuoco, il mio nome è Lilith. Sto coi Rider, come te. Tengo in riga i banditi, così Roland può concentrarsi sull'eliminazione di Jack. Esatto. È una storia lunga, con un sacco di emorragie. Poverina. Puoi aiutarmi ad alzarmi? Certo, ti aiuto io. Fammi... Ecco, appunto. Fammi schiacciare. Oh, sento gelo. Mi serve qualcosa per tirarmi su. Vuoi un tirami su? Dovrebbe essercene un po' nelle mie casse. Dove lo trovo? Là sopra, va bene. Andiamo subito a prenderti l'iridium allora, tesoro. Dov'è? Qua, eccolo. Arriva. Una pappata di iridium per te. Me la dai? Certo, tutte le volte che vuoi, guarda. Lo apprezzo. Mi fa piacere. Ora sono a posto. Se io fossi veramente la sirena, gli direi: mi insegni ad usarlo? Scommetto che cerchi Roland, eh. Non è qui. L'hanno preso i Bloodshot. Li ha anche resi impudenti. Non mi avevano mai attaccata così. Ah, quindi è stata colpa di Roland. Bravo idiota. Sono beh dentro. Allora fammi cambiare le armi. Prendile. Ora ci divertiamo. Vediamo se riesco a farne esplodere qualcuno per aiutarti. Beh, basta che mi fai livellare mentre lo fai. Brava Lilith. Però vorrei livellare, quindi lasciami fare un pochino, diciamo. Io mi sto divertendo, non so lei, ma io adoro farli saltare in aria. Dov'è? Eccolo. Da, ho dovuto sparare il colpo perché così almeno ricaricava in automatico. Un'arma, grazie. Prendi delle munizioni, non è ancora finita. Dove le trovo le munizioni, scusa? Ah, eccole. Grazie. Vabbè, in realtà non mi sono servita nulla, ma non importa. Ho trovato un'altra entrata. Ho visto, però noi non siamo da soli. Abbiamo Deathtrap dalla nostra. Diavolo, sì. E io avevo un robottone. No, 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 no.
Meno male, per sbaglio ho ricaricato. Per fortuna che ho cambiato arma. Guardate il mio fucile, non guardarlo. Grazie. Arrivo, ti ammazzo. Ecco fatto. Grazie. Bravo Deathtrap, così si fa. Ne arrivano altri? Oh, arrivo. Se mi lasci fare, bene. Tanto dall'altra parte c'è Deathtrap, quindi non ho preoccupazioni. Li abbiamo uccisi tutti? Sì, li abbiamo uccisi tutti. Vado a prenderti l'iridium, aspetta. Sento svuotata però. Potresti prendermi un altro pezzo di iridium? Tutte le volte che vuoi, tesoro mio. Però fammi ricaricare le armi. Arrivo. Già, la roba è quella. Me la dai? Tutte le volte che vuoi. Ecco a te. Ecco qua. Grazie. Se fossi una sirena ora gli direi: ma visto che tu stai usando l'iridium, potenziami amica, aiutami a... Infatti la sirena di Borderlands 2 nei trailer del 3 c'è. Dall'apertura della cripta i miei poteri di sirena sono diventati un po' incredibili grazie a questo iridium. Non so perché. Ora parliamo di come salvare il mio ragazzo. Beh, ex ragazzo. Prima che lo catturassero i Bloodshot, Roland si stava procurando informazioni sulla cripta e su cosa Jack vuole farci. Devi trovarlo. Io devo tornare a Sanctuary a mantenere intera la città mentre Roland è via. Ma prima ti teletrasporterò alla Bloodshot Stronghold. È là che tengono Roland. Va bene, ti ringrazio. Sarai in vantaggio. Andrà alla grande. Non ti muovere. Beh, ha funzionato il teletrasporto, mi sembra. Ti ho appena spostato di cosa? 3 metri? Mi dispiace, mi ci sto ancora abituando. Il che mi ricorda, la Bloodshot Stronghold è piena di gente tosta. Ti conviene allenarti un po' prima di affrontarla. Sono già abbastanza pronta. Continua così. Grazie, me ne esco da solo io intanto. Se ve lo state chiedendo, sto continuando a dire fantastico perché sto riguardando Doctor Who. E il primo dottore, ovvero il nono, continua a dire fantastic, fantastic. E sono lì che continuo a ripetere questa cacchio di parola. E beh, oh, guardate Doctor Who, ragazzi, guardate Doctor Who. Vediamo cosa contiene questa cesta. Niente di vagamente utile. Va bene, killer, sono tornata a Sanctuary. Fai attenzione, i Bloodshot si sono accampati attorno alla diga. Ti conviene procurarti un mezzo per proteggerti dai proiettili. Va bene. Però noi ci fermiamo qua. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.